Buona domenica amici della Non Sono Libero, eccoci qui per spacchettare un mito del cinema, Harrison Ford. No, non spacchettiamo lui, ahimè, spacchettiamo il suo personaggio credo tra i più importanti. Voglio dire ragazzi miei, sicuramente Han Solo è un mito, ma quanto è mitico, voilà, Indiana Jones. Hasbro, sicuramente per omaggiare anche no, l'uscita del quinto film, per me è il quarto, io ve lo dico subito, il quinto film di Indiana Jones, ha fatto uscire una linea dedicata naturalmente in questo caso ai predatori dell'arca perduta, poi spero, credo, faranno uscire magari anche altri personaggi dedicati alle altre due straordinarie opere, il quarto, lasciatelo stare. Naturalmente grazie Hasbro, oppure fermati ai predatori dell'arca perduta. Io vi farò vedere naturalmente Indy, cioè il protagonista, ma in questo set voi avete la possibilità, voilà, prendendo tutti e cinque i personaggi, Belloc e via dicendo, di addentro trovate dei pezzi che servono per costruire appunto l'artefatto, cioè l'arca della alleanza. Ragazzi miei, il ricordo così vivido di un momento, io sono nato con questi straordinari film, con Ritorno al Futuro, con Cortocircuito, insomma per me quello è il mio mondo cinematografico, ok? E quindi avere la possibilità, anche se personalmente, ve lo dico sempre, le action figure umanoidi non mi piacciono se non sono robot, perché le articolazioni mi fanno un po' arricciare il naso, nel senso che danno troppa giocattolosità al prodotto in sé, però insomma, a parte una bellissima statuina che ho a casa di tantissimi anni fa, è un buon modo per ricordare con i gadget questo incredibile mito. Andiamo a spacchettare? Sigla! Allora ragazzi miei, velocissimamente andiamo a vedere i personaggi 5, perché sono 5 le figure che vi potranno, appunto, se comprate tutte assieme, mass, è da fare così ragazzi miei, vi potranno portare ad ottenere l'arca dell'alleanza. Abbiamo Salla, eccolo qua, il mitico amico orientale, appunto, medio orientale, scusatemi, di Indy, di Indiana Jones, eccolo qui, ci tengo a ve l'avevo già fatto vedere con Spider-Man, la versione manga, che è tutto il packaging di Hasbro, dei nuovi prodotti Hasbro, ok? A partire anche dalla lettina qui per attaccarlo, se avete gli espositori di questo tipo o siete in un negozio, scusatemi, che ha gli espositori di questo tipo, eccetera, è plastic free, è solo cartone. Questa è una cosa ottima, bella, perché il cartone è altamente riciclabile. Cosa troviamo all'interno lo vedete qui, insomma, ma non è il personaggio che vogliamo naturalmente aprire. E poi voilà, il maggiore Arnold Todd, la nemesi sotto certi aspetti in questo film naturalmente, I Predatori dell'Arca Perduta, dello straordinario Indy, colui che insomma ne combinerà di ogni e si brucerà anche la mano con l'artefatto che serve per capire dove sta naturalmente l'Arca dell'Alleanza, o meglio il punto dove scavare, come sempre. E anche qui naturalmente trovate un pezzo di, e poi abbiamo, voilà, René Belloc, l'antagonista, potremmo metterla così, cioè, o meglio, l'altro archeologo che in qualche modo rispetto ad Indy si fa meno scrupoli nel utilizzare in questo caso appunto i nazisti per raggiungere il suo scopo, in questo caso con l'abito cerimoniale. E poi ecco qua, voilà, Marion Ravenwood, la figlia del professore che ha insegnato sotto certi aspetti i segreti del mestiere dell'archeologo al nostro Indy, e che appunto è anche stata il motivo per cui i due hanno litigato. E sì, perché Indy a un certo punto si è innamorato di lei, e poi voglio dire, la storia che per chi conosce Indiana Jones la sa, a menadito, insomma, vabbè, qua li ho appoggiati un po' male, scusatemi. Voilà, ed ecco qua Marion, sempre un pezzettino, e naturalmente l'ultimo è il mitico, voilà, Indiana Jones. Le scatole sono veramente particolari, vi ripeto, ricordano tanto i colori classici appunto delle terre del Medio Oriente, dove si sviluppa sotto certi aspetti la storia, in Egitto, le piramidi e quant'altro, insomma, veramente particolare. Guardate la scatola, siamo attorno alle 30-32 euro, dalle 28 alle 35 euro, via, a seconda dei prezzi vari. E ricordatevi appunto di prenderli tutti e cinque per avere questa cosa qua, se no
chi se ne frega, insomma. All'interno qui troviamo tanti oggetti, tra cui appunto le due alette sopra dell'Arca dell'Alleanza, la mitica frusta, la pistola, la borsetta, la sacca pane, chiamiamola così, il primissimo idolo che è l'inizio proprio, con tra l'altro uno straordinario Molina, l'attore che fa ad esempio il Dottor Octopus nello Spider-Man, nel primissimo Spider-Man, almeno quello a cui io sono sinceramente più affezionato, e frusta naturalmente, vabbè, aggrovigliata e frusta, appunto da mettere in mano a Indy per dargli appunto ancora più movimento. Apriamolo, ragazzi miei, poco scotch anche, fortunatamente, vedete bene, e tutto il appoggio qui, scusatemi, la scatola, e vabbè, un cartiglietto con le avvertenze, non ce ne frega niente. E come potete vedere, effettivamente anche il buon Indy e i vari accessori, che al limite andremo a vedere dopo, è comunque si è protetto da un sacchettino di carta, quindi avevano detto la verità. Ecco qua il nostro Indiana Jones, andiamo a vedere il volto, eccolo qui, e allargo naturalmente come sempre. Diciamo che il volto è simile, ma potevano fare di meglio. 6,5. Qui c'è naturalmente la cintura con la fondina per la pistola, la borsa, come vi dicevo, è già applicata e già attaccata, movimenti come quelli naturalmente dei personaggi di Marvel Legends, eccetera eccetera, con forza, scusatemi, si riesce a in qualche modo a riposizionare l'avambraccio, eccetera eccetera, ma che sicuramente dopo 2, 3, 4 volte si diventerà, come posso dirvi, un pochino più malleabile, un pochino più molle. Anche il ginocchio, quindi la gamba, è abbastanza duretto, e idem qui il piedi, che sì, lo spostamento dei piedi non è eccelso, non è fatto in maniera tale da visto così è un po' divertente, è quasi divertente come personaggio. Quello che, come vi dico sempre io, a me non piace dell'action figure in questo caso è questa parte della, dell'articolazione della gamba, che va, ecco qui, a attaccarsi naturalmente al busto, alla parte sottostante il busto, e quindi al sedere, ad esempio qui è proprio simil pannolone, vedete? Ma questa cosa qua mi dà un fastidio terribile, perché rende meno. Poi le colorazioni, ad esempio, del giubbotto sdrucito, di pelle, di cuoio, il cappello fedora, insomma, ci sono tutte, no? gli elementi. Il viso, sì, dai, è un pochino più cicciotto rispetto a quello che uno si aspetterebbe, ma insomma, il prodotto in sé, dai, non andiamo neanche a vedere gli accessori, ragazzi miei. Il prodotto in sé non è male, ok? Vale il prezzo che costa, come giusto che sia. Va bene sia per dare ai nostri pargoli un giocattolo con cui sognare i film che magari gli vogliamo far vedere, perché alla fine sono film per la famiglia, ok? Oppure per noi da mettere in vetrina, per avere qualcosa che ci ricordi appunto uno dei nostri miti degli anni 80 e così via, insomma. Boh, cosa ne dite voi, ragazzi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, dai. Ditemi cosa vedete in questo oggetto, se secondo voi, se lo comprereste, siete naturalmente fan di Indiana Jones, se non lo siete non lo comprerete di base. Anche qui, vabbè, il fatto l'aver fatto la camicia lucida così, eccetera, non capisco, quasi come se fosse, boh, laccata, no? Rispetto invece al resto dei vestiti che, sia come materiali che come tocco, ci stanno, ecco, mettiamola, in questa maniera, insomma. Comunque sia, sono limitatamente soddisfatto, non mi aspettavo un capolavoro, mi aspettavo esattamente la stessa identica cosa, questo che ho tirato fuori. È vero che però dalla confezione, in questo caso vedete bene che è sicuramente, diciamo, in parte ritoccato con la computer grafica, per forza di cose, perché quello che io ho tirato fuori non è fondamentalmente, nella maniera più assoluta, quello che io vedo qui impostato. Insomma, è molto più goffo. Ok, ecco, forse la parola giusta è proprio che è molto molto più goffo. Comunque sia, ragazzi miei, se vi piace Indiana Jones a questo prezzo, a meno di così non trovate assolutamente nulla. Andiamo ai saluti!
E voilà, eccoli qua, tutti e cinque di nuovo, ve li faccio vedere, ragazzi miei, che belli. Che belli, che belli, che belli. O meglio, dai, alla fine, per poco più di 30 euro non possiamo aspettarci una qualità esagerata, ma comunque sia un'ottima qualità per poter collezionare qualcosa che ci porterà indietro nel tempo in tanti sensi, come vi dicevo. Perché? Perché è giocattoloso. Perché? Perché Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, insomma. Perché? Perché è un pezzo della nostra storia da nerd. Perché se vi piace comunque sia l'avventura, avete sicuramente visto Indiana Jones. O se non l'avete ancora fatto, fatelo prima di naturalmente andare al cinema a vedere il quinto. Che sia bello, che sia brutto, è Indiana Jones e quindi comunque sia religione, praticamente da vedere assolutamente. Per il resto io vi auguro comunque sia buona domenica, spero abbiate qualcosa da leggere o qualcosa da spacchettare e se non lo avete basta contattarci e chiederci qualsiasi cosa, anche questo di Indiana Jones e ve lo spediremo naturalmente con tutta la protezione del pagamento tramite PayPal, creandovi un'inserzione personalizzata, mi ero dimenticato di dirvelo. E se non l'aveste ancora fatto, beh, iscrivetevi al canale, naturalmente mettete un bel mi piace. Ciao!